Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Sì, più complicato del previsto. Sicuramente me l'aspettavo diverso, però alla fine ho sempre pensato che il gruppo viene prima dell'io, quindi è un momento difficile, però sono sicuro che a livello di gruppo ne usciremo. Io quando sono stato a Perugia giocavo a due punte, giocavo sempre, era tutto bello. Abbiamo fatto un grande campionato, adesso chiaramente il mister adotta un modulo diverso e c'è Pietro che sta facendo un grande campionato e in questo momento il mister sta facendo queste scelte che come trequartisti, con questo modulo di gioco sta provando altri giocatori, però rispetto alle scelte dell'allenatore e vado avanti. È vero anche che penso che comunque Pietro nella sua carriera ha sempre giocato comunque da solo davanti, però io penso che comunque abbiamo un potenziale davanti importantissimo e è veramente un peccato non poterlo sfruttare. Poi, come ho detto prima, l'allenatore fa le sue scelte, però comunque avere davanti giocatori come me, come Pietro, come Buonaiuto, son giocatori che in Serie B fa fatica a trovarli, però la squadra in questo momento, in queste ultime partite, si sta trovando bene così, quindi è giusto anche continuare così. Poi se i risultati non verranno, se il mister riterrà poi opportuno tornare a due, non lo so, però l'importante alla fine è sempre vincere, è sempre il bene della squadra. L'obiettivo comune è fare un campionato di vertice e comunque stare sempre lassù. Se il mister riterrà giocare così, ben venga, l'importante, come ho detto prima, è fare un campionato di vertice. Per me il Benevento sta facendo un campionato a sé, a parte. Il campionato sotto è livellato, ci sono squadre forti che comunque giocano sporco, nessuno gioca bene in Serie B, credo. È un campionato totalmente diverso dalla Serie A e bisognerà avere equilibrio. E secondo me bisognerà che comunque i giovani che stanno giocando adesso devono crescere, perché se tanti giocatori come abbiamo noi rimangono fuori, è giusto che quelli che vanno in campo crescano e crescano in fretta, perché comunque il campionato, il Perugia e la piazza non può aspettarti. È giusto così, che se sbagli sei fuori, è importante che comunque, come ha detto, crescano tutti in fretta, cercando di portarci più punti possibili. Non ho sentito un procuratore, io sono in prestito dal Bologna e chiaramente decidono loro, onestamente, perché comunque hanno investito, c'è stato un investimento da parte di tutte le parti. Io amo questa maglia, amo questa città, sono di qua, quindi ho sempre pensato e sperato di portare questa squadra in Serie A, di fare comunque un campionato di vertice e lottare fino alla fine per la Serie A. Vedremo, chiaramente sono contento a metà, perché non siamo secondi e non sto giocando, quindi se fossimo stati secondi sarei stato no contento di più, perché vuol dire che comunque stavamo facendo un grandissimo campionato. Però io rispetto tantissimo il presidente, il direttore e tutta la città, quindi vedremo queste tre partite dove ci porteranno e chiaramente
spero il meglio possibile, perché comunque è giusto che questa piazza torni nel calcio che comunque che conta. Tanto io penso che al di là che facciano i giochi, facciano i non giochi, che comunque la squadra trovi un'identità, una linea di gioco, e che se, soprattutto si vinca. Perché alla fine tutti, sia che gioca che non gioca, vuole fare un campionato importante. E chiaramente non sono venuto qua per lottare per il settimo, l'ottavo, il sesto posto. Spero, la mia speranza in questi 5 anni che sono stato lontano è sempre stata quella di vedere il Perugia che potesse vincere il campionato. Non è facile, perché comunque ogni anno fra retrocessi della Serie A e squadre che comunque stanno in B, che investono tanto, e non è mai facile. Io vorrei rimanere, chiaramente. Io sto a casa, amo questa città, questa maglia, quindi mi piacerebbe rimanere. Come ho detto prima, vedremo, perché chiaramente sono 4 partite che non gioco, con questo modulo, in questo momento il mister vuole altre caratteristiche, quindi, però son sereno, c'è un gruppo unito, un gruppo che chiaramente deve crescere, però credo che tutti insieme potremo fare qualcosa di importante, poi vedremo come crescerà il gruppo, come cresceremo tutti insieme. La Serie B è molto livellata e dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Perché quello che stiamo facendo adesso, sì, siamo carini, siamo belli, però alla fine non basta, perché il Benevento non è bello, non è carino come contro di noi, però ha vinto, vince e convince. Quando vince va tutto bene.